ci sei fatto vivo dopo un anno un po', e mi hai detto che eri stato in Messico, hai sposato una tedesca e dopo un po' sei andato via, ora ti nascondi dalla polizia, e così già da 3 mesi stai da me, e consumi birra e fumi come un pazzo. Io che non capisco ancora perché non ti caccio via, dopo tutto questo è sempre casa mia. Sera a settembre al Borgo, anteprima esclusiva del tour che dal 20 ottobre toccherà 8 capitali europee. Un tour che per te ha un valore speciale. Perché? E che britti mostrerai di sconosciuto ancora tra le tue corde? Ma non lo so, stasera non credo molto. Di nuovo, perché siamo in Italia, qui a Caserta mi conoscono. Il brit nuovo che mostrerò fuori è soltanto perché è la prima esperienza all'estero e quindi non mi conoscono e sarà tutto nuovo. A parte sicuramente ci saranno un po' di italiani. E torno a suonare da protagonista in città che ci ho suonato un sacco di volte, però quando facevo il chitarrista per gli altri. Ad Amsterdam soprattutto, ci ho vissuto per anni, ci ho lavorato, però suonavo per altri. E poi ero un chitarrista, non un artista, non un cantante. Quindi adesso ho la grande incognita, ma relativa, poi mi diverte tornare su luoghi dove ci suonavo da ragazzo quando ero giovane. Adesso sono passati un sacco d'anni, passati più una ventina d'anni. A proposito, ma com'eri e chi eri 20 anni fa e come sei e chi sei oggi? Ma non lo so, più o meno ero uguale, solo che non scrivevo e avevo più capelli e molto più lunghi. Doppio regalo per il pubblico del teatro alla Torre di Caserta Vecchia, l'anteprima del tour europeo e 2 amici che vengono ad aggiungere alla tua la loro musica, Finaz e Mesolella. E vediamo che cosa succede. Sono amici, ma soprattutto sono 2 chitarristi incredibili. Li conosco separatamente, conosco da tanti anni Fausto e da un po' meno Finaz, però li stimo moltissimo, trovo che portano avanti la chitarra in un modo molto 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 nobile, molto molto nobile, senza tanti grilli per la testa, senza fare troppo i fighi. E Fausto punta molto sulla melodia, è proprio un maestro. E Finaz è una ritmica pazzesca. E forse io come stile sto un po' in mezzo e quindi mi piace il trio chitarristico. Ora stasera facciamo soltanto un assaggio, anche per noi è la prima volta che ci assaggiamo. Chi è della mia generazione è cresciuto con un trio di, soprattutto i chitarristi, siamo cresciuti con un trio di chitarristi famosi che ci siamo consumati le mani per anni a pressare i dischi di Paco De Lucia, John McLaughlin e Aldi Meola. Quindi noi non siamo, però non siamo loro, però siamo noi. E quindi non lo so, esperimento. Stasera vediamo, magari ripasso dopo il concerto se non siamo scappati. Britti indignato parla della politica italiana a suon di rock. Stiamo davvero messi così male? E scendere in campo con la chitarra? Ci hai mai pensato? No, non ci ho mai pensato di. Anzi sì, ci ho pensato. Nel senso che non mi passa neanche per la testa di scendere in campo politicamente. Il mio rock, la mia musica, parlo semmai del sociale. Di politica non mi impiccio perché c'è già troppo casino. E abbiamo una classe politica molto buffa, molto antiquata rispetto all'Europa, un po' colorita, un po'. Non lo so, sembra quasi una soap opera se guardi la nostra politica e i nostri politici, però purtroppo quello che mi rattrista di più è che i politici siamo noi, i politici non sono diversi da noi, i politici sono gente normale come noi che poi quando arriva ad avere potere si comporta in un certo modo, è un po' la storia di Masaniello, quindi non, c'è questi borboni che continuano allargati in tutta Italia e siamo noi, ci vorrebbe un po' più di senso civico, ci vuole insegnare educazione civica a scuola e forse tra qualche generazione che difficilmente secondo me noi vedremo, potremo allinearci al resto del nord dell'Europa ed essere un po' più civili. A proposito di Masaniello e a proposito di Napoli, tu ami Napoli e non perdi occasione per dichiararlo, ma se ti chiedessi da cuoco, come si fa la parmigiana da cuoco? Ah, okay. Da cuoco, come si fa la parmigiana di melanzane a Napoli?
Tu lo sai, mi sai rispondere? Non l'ho mai fatta. Però sì, tagli le melanzane per lungo, le friggi prima, poi le metti dentro. Col sugo. Ma è con l'uovo o senza uovo? Con la no, a me piacciono senza uovo, troppo pesanti, già c'è il fritto, se no. E i friarelli che sono? I friarelli sono un dono del Signore. Sono nati apposta, secondo me, l'ha creati Dio per metterli con le salsicce. Adesso ti faccio una domanda difficile. Vai, vai. Che cosa vuol dire arravuglià a braciola? Non lo so, arravuglià non lo so. Non lo so, mi manca. Rappresenti l'Italia sui palcoscenici più prestigiosi d'Europa e qui a settembre al Borgo 43 Caserta presenta la sua candidatura a Capitale Europea della Cultura 2019. Cosa significherebbe per questo sud farsi rappresentare da questa terra? Non lo so, è una domanda complicata. Dovrei essere più campano per poterti rispondere, dovrei saperne di più di quello che succede da queste parti. Caserta fa questa iniziativa che è molto nobile, la fa da tanti anni ed è importante che in un posto in Campania ci siano iniziative così nobili, e non è l'unica, ce ne sono molte. E vediamo se una cosa del genere ha abbastanza forza per far riflettere qualcuno, basterebbe quello. Questa l'ho scritta per uno che faceva queste cose qui, sentito, come chiedi scusa. Più. E fortuna che eri il meglio amico mio. T'ho prestato una chitarra che neanche era la mia. Nonostante tutto sei volato via. Ti sei fatto vivo dopo un anno un po'. E mi hai detto che eri stato in Messico. Hai sposato una tedesca e dopo un po' sei andato via. Ora ti nascondi dalla polizia. E così già da 3 mesi stai da me. E consumi birra e fumi come un pazzo. Io che non capisco ancora perché non ti caccio via. Dopo tutto questo è sempre casa mia. Che non te ne frega niente e continui ad ignorare. Ti conosco da una vita e sai che non mi potrò incazzare. Però la pazienza ha un limite che io ancora non comprendo. E tu mentre passi il filtro chiedi scusa sorridendo. Stiamo a contattare qui un amico, ma l'ho detto, poi dico il freddo maledetto. Ci sono cose nella vita che mi sembrano più vere ed altre che mi sembrano di plastica. Ci sono cose che vorrei poter cambiare veramente. Lo vuole tanta gente invece niente. E ci dobbiamo contattare qui un amico, ma l'ho detto, è colpa di quel freddo maledetto. Grazie, grazie.
Tommaso Soderra e Finaz, grazie, grazie a tutti.